Ah, io ve l'avevo detto, voi dite che io non ho ragione, io ve l'avevo detto, ma vedi questa, io ve la, non è, questo non è quello che pensi, ma io ve l'avevo detto. Che cosa? Ox, guarda che noi abbiamo paura, ma di cosa avete paura? Vaglio, abbiamo paura, è parecchio tempo che tu non ti occupi più dei nostri amici, ma avete paura di cosa? Abbiamo paura che stanno perdendo i loro poteri, ma di chi stiamo parlando? Vox, le palesi interpretazioni. Le palesi interpretazioni che perdono i loro poteri. Ma non si è mai sentito, ma che è sta cosa? Sì, guarda che secondo noi stanno perdendo i loro poteri. I poteri di parlare con i fantasmi VIP. Fantasmi VIP. Caligola, Maria, Jim Morrison. Sì, quei poteri là. E perché ragazzi di questo? Secondo noi sì. È parecchio tempo che parlano con fantasmi comuni. Cosette varie, addirittura fantasmi di serie B. Tant'è vero che anche il fotografo a un certo punto ha detto: ragazzi, io sono un VIP di un certo livello, non posso reggere queste cose. Io sono abituato ad ambienti ben diversi da questo tipo di fantasmi. Quindi me ne vado. Azz, ma pure il fotografo mirrorless, senza specchio, che vede attraverso il muro. Quello là se ne è andato. Ma come se ne è andato? Voglio, guardate che secondo me è una pausa. Vi spiego io il perché. E io vi dicevo, ragazzi, non abbiate paura, è normale. È normalissimo perché d'estate i fantasmi, come voi, hanno diritto a delle ferie. Ma ti rendi conto? Ma tu hai mai visto un VIP che d'estate non si va a schiattare sullo yacht? Oppure non se ne va in un hotel extra lusso alle Bahamas? Cioè, anche il fantasma VIP, come è abituato in vita, fa la stessa cosa dopo la morte. Non vi preoccupate, io vi dicevo, no, Vox, qua qualcosa è cambiato. Queste non funzionano più, queste stanno perdendo. Dicevo, ragazzi, ma non. Allora, avete presente quando un artista arriva a un certo livello? Quando l'artista arriva a un certo livello, qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa, diciamo, defeca su una tela, quello diventa opera d'arte. Qualsiasi cosa un attore, qualsiasi smorfia, gli viene una colica una mattina, un attore fa una smorfia, quando è bravo, guarda la sofferenza subì, quella è una colica renale. E diventa arte, quindi quando un artista arriva a certi livelli non può perdere i propri poteri. Quindi io vi dicevo, ragazzi, state tranquilli, che è tutta una cosa momentanea, non vi preoccupate. Tanto è stato che poi mi dicevo, ragazzi, noi siamo, voi vi dimenticate, noi siamo d'estate. D'estate, quando i fantasmi VIP vanno in vacanza, ci stanno altre mode, vaiù, ci stanno, c'è la moda delle palline da tennis, la moda delle palline da ping pong, c'è la moda dei fili, poi ci stanno i concerti, c'è la musica che muove le palline da ping pong, la musica che muove le palline da tennis, le calamite, vaiù, poi ci stanno, cioè, d'estate, l'estate è la stagione delle calamite, si è sempre saputo, cioè, da quando il mondo è mondo, l'estate si pigliano fuori dalla valigia, secchiello, palette, gommone e calamite, oppure filo, dipende se vai a pesca o no, e si fa quello che si deve fare, quello che tutti vediamo tutti i giorni su YouTube. Ma lo sapete, ma non sono io che ve lo devo dire, sono anni che funziona così. Ah, no, Vox, che poi hai detto, no, Vox, guarda, in questo periodo tanti si stanno accorgendo che ormai le stupidaggini escono fuori. Si nota sempre di più la fuffa che buttano sul web e molti se ne vanno, chiudono, scappano, si accorgono finché sono in tempo delle prese in giro che fanno e vanno via, chiudono i canali, se ne scappano all'estero, non si capisce più niente. Anche i nostri amici fanno così. No, ragazzi, ma voi scambiate la lana e la seta. Chi si accorge di questa cosa? Sì, si inventa una scusa, sparisce, si allontana, fa altro. Che poi altro. Vabbè, teniamo un pelo mieloso su questo atto. Comunque, loro non sono così, va giù. Loro sono la seta, voi state parlando della lana. Che è successo? Come che è successo? A chi le mi dice a me che è successo? Loro lo sanno meglio di me che è successo, ma me la dicono a me che è successo. Che è successo? È successo che sono tornato. È meglio di prima, con più fantasmi, con la sceneggiatura ancora migliore, con più personaggi, con un grande ritorno di notte in un bosco, ovviamente, senza topi che si intopano, però con qualche chicca in più. Siete curiosi? Andiamo a aprire. Eccoci qua. Ah, ma quando sei fisso, Vox. Allora, di cosa parliamo? Cioè, di cosa hanno parlato questa volta? Ci avete presente quando da piccoli facevate i cattivi e i vostri genitori avevano solo due chance a quel punto? O vi lanciavano oggetti lignei, che di solito vengono usati per infilarli ai piedi e camminare, ma in mano ai nostri genitori diventavano potenti armi belliche da lancio e riporto, oppure vi minacciavano con un losco figuro, anche in modo abbastanza razziale, perché i genitori nostri erano abbastanza razzisti, l'uomo nero. L'uomo nero, aiuto.
Boogeyman, come chiamate? L'uomo nero, il personaggio leggendario che si sembra a casa vostra. Pare che stava sempre a casa vostra, non c'è niente da fare. Ogni cosa. Mamma, posso uscire con gli amici? Guarda come stai surato, adesso chiamo l'uomo nero. Ti faccio fare un mazziato. Mamma, stavo giocando a pallone con mia sorella, con mio fratello, è caduto il vaso, si è rotto il vaso. E mo che ci dice all'uomo nero? Mo ci pensi, stanotte, mentre dormi, l'uomo nero arriva e ti... Sì, l'uomo... Comunque, l'uomo nero. Voi non lo sapevate, l'uomo nero si è ritirato dalle scene. Oggi i ragazzini non vengono più minacciati dall'uomo nero. Quanti di voi ultimamente hanno mai sentito una mamma di oggi minacciare il proprio figlio dicendo: stai fermo che altrimenti ti ciongo le mani e ti mando l'uomo nero? Nessuno. Anzi, oggi se fai un guaio vieni anche premiato. Perché tu non sai mai che si usi violenza, perché la violenza è sempre condannata, mai. Però non ho capito perché questa condanna nel 1985, quando ero piccolo, non c'era. Oggi c'è la condanna. Potevo nascere 30 anni dopo, mi risparmiavo diverse sedute di mazzatoterapia. Comunque, torniamo a noi. Perché non si nomina più l'uomo nero? Perché è sparito. E quando sparisce un fantasma di un certo livello in Italia, a chi chiami? Ma a chi vuoi chiamare? I migliori! The best of the Ghost Hunter team. E loro, sì, le palesi interpretazioni. L'hanno trovato? Dove l'hanno trovato? Come l'hanno trovato? E soprattutto che cosa fa per vivere adesso l'uomo nero? Andiamola a vedere insieme. Siamo già in mezzo alle montagne e non si fonda, quindi il gruppo esce dalla sala. Siamo in mezzo alle montagne di notte e quindi il gruppo esce. Una sorta di lupo mannaro vampiro. Aiù, abbassate la voce. Ragazzi, se vi sente quello... e scopre che voi siete vampiri energetici, quello vi banna da qualsiasi cosa. Vai, fermi, che subito. Appena sente vampiri, caccia calamite, caccia fili, fa cadere asciugamani. Zitti, andate a fare le vostre ispezioni da vampiri, però non lo dite, non lo palesate così apertamente. Ci sta gente pericolosa. Ville, non ville, ci mancava il bosco. Ci mancavano i boschi. A me qualcosa non torna. Ma non era insieme a voi che qualche settimana fa in un bosco trovavamo quei topi che si... E qualche giorno prima addirittura c'era la setta, improbabilissima, setta satanica, con le maschere bianche cinesi e la candela a mano che vi camminava addosso senza accorgermi. Eravate voi, no? Come vi mancano i boschi? Mo siamo stati. Tanto stasera, squadra della morte, c'è il grande ritorno di Vincenzo. Uguale mi Pompei! Cioè, no. Modo di dire, uguale mi Pompei, che poi si ricollegherà col fantasma che trovi. Squadra della morte! Aiuto, ma rate, dove dovete andare? Fammi capire. Che è successo? Voi al massimo là trovate qualche scoiattolo che dorme, qualche topo che amoreggia di notte con la propria topolina. Ma che la fa, squadra della morte? Lei team! Hai tornato il foto. Vince, te la metti tra fotografi. Controlla se nella mirrorless hai messo lo specchio stavolta, perché sennò non funziona. Specchi in da mirrorless. Ma chi te l'ha fatta fare? Chi te l'ha fatta fare? Tornare via, attenta, finché sei in tempo. Perché qua non è un bosco da sette. Non è un bosco da sette. Ma che significa? Pronto? Sì, sono Vox. Sì, buongiorno, sono Vox, sì. Ho prenotato con mia moglie una settimana di vacanza al resort. Sì, sì, sì. Sì, quello lì. No, allora, mi è sorto un dubbio. Io lo do per scontato. Però mi è sorto un dubbio adesso vedendo un attimo un video su YouTube. Non so se lo conosci. Sì. Allora, io vorrei capire, siccome noi vorremmo fare delle escursioni, lei lo sa benissimo, vorremmo fare tutta una serie di escursioni nei luoghi limitrofi al resort. Ho visto che ci sono dei boschi. Ma la mia domanda è: sono boschi da sette? No, sette è il numero, setta satanica. Cioè, sono boschi adatti a sette sataniche quelli che sono intorno al resort? È importante. Io sto bene. Sì, mi sento bene. Io ho capito, ma io ho visto un video adesso su YouTube che mi dice che ci stanno boschi da sette. Boschi non da sette. Si informa. Mi fa sapere. Vabbè, mi raccomando, io aspetto una chiamata perché altrimenti cancelliamo la prenotazione. È proprio un bosco da presenza, strano. Il classico uomo nero. Un bosco da uomo nero, da presenza. Pronto? Sì, sono sempre io. Non si arrabbi, sto bene. Allora, io sono andato avanti nel video. Avevo messo pausa per chiamare a lei. Più avanti nel video, cioè che esistono anche i boschi da presenza strana, da uomo nero. Non è né un bosco da sette né un bosco da uomo nero. Come la prenotazione è cancellata? Ma io sto bene, non so io che dico queste cose, solo... Brilla. Brilla, hai detto uomo nero. A posto, inizia la sceneggiatura, carta e penna, iniziamo a scrivere. Domanda ad capocchiam K2 brilla ad capocchiam sulla parola uomo nero, secondo il metodo scientifico, che è quello là applicato ovviamente in qualsiasi metodologia seria di ricerca. Parola a caso, uomo nero, K2 brilla, perché magari è arrivato il messaggio, però noi vedremo dopo. K2 brilla, lì in quel bosco c'è oggettivamente, scientificamente, almeno, che parliamo di almeno, non sappiamo ancora la quantità, di un uomo nero. Ma ci potrebbe essere anche un villaggio di uomini neri.
Andiamo avanti. Sei l'ombra nera di cui tutti parlano? Sei illuminato. Porca miseria, quanto mi mancava il porca miseria originale. Guarda, ero in astinenza, ero davvero in astinenza. Grazie davvero. Ah! Che cos'è quello? Quello là. Ma non vi sembra una forma familiare? Come se fosse uno smartphone. Non lo sappiamo cos'è, ma la forma è quella. E se quello veramente fosse uno smartphone? E se lo smartphone fosse acceso? E se in quel momento stesse ricevendo dei messaggi per far brillare lo strumento di rilevazione di variazione di cambio elettrico, il K2, come si chiama? Il K2 mascherato da zoo? No, maledettissimi miscredenti, vampiri energetici, miscredenti. È l'uomo nero che fa brillare il K2, vai giù. Ci sono poche persone insane che girano di notte. Ci sono poche persone insane che girano di notte? Ragazzi, voi che state facendo? Ve lo dite stesso voi. Non c'è bisogno, io non servo più, se lo dicono da soli. L'ho visto, è caduto qualcosa. Caduto qualcosa? Ragazzi, illuminate di sopra. Cos'è caduto? Una pietra. L'ho visto proprio la pietra. Siete ai piedi di una parete rocciosa a strapiombo, di notte. È caduta una pietra, e quindi? Vuole che andiamo via. Questa qua. Calda, oh ragazzi, non toccarla. Cioè, aspetta, io voglio capire una cosa. Ora, sorvolando un attimo sul corretto utilizzo delle fotocamere termiche, ma la fotocamera termica è uno strumento delicatissimo, già dalla taratura iniziale che dovrebbe essere fatta prima dell'utilizzo, ma ripeto, sorvoliamo. La telecamera termica ha diversi modi di misurazione e valutazione della temperatura, ma di solito ha uno spot centrale delicatissimo, che per rilevare correttamente la misurazione di un determinato materiale devi stare ad una distanza specifica, fermo, immobile, per qualche secondo. Ora, in base al modello della fotocamera termica varia la sensibilità più o meno nel tempo della camera termica, fermo, immobile, su uno spot abbastanza vicino al soggetto, perché ripeto, lo spot è piccolo, basta un millimetro che il soggetto va fuori lo spot centrale di inquadramento che ti sballa completamente la misurazione. Tanto per dire, se io ho questi due oggetti vicino e punto questo oggetto che ha 80 gradi e questo oggetto che ha meno 20 gradi, basta un millimetro di cambio inquadratura che ho una variazione termica, e tu fai questa operazione camminando a passo veloce di notte, puntando un oggetto che sta almeno a 3 metri da te a terra in mezzo a tanti altri oggetti simili, altri sassi. Io resto proprio di stucco, ma non lo stucco quello che metti vicino al muro, no, la camisa stucco, proprio di stucco, proprio lo stucco, lo stupore. Ah no, aspetta, perdonami, dimenticavo, tu hai il fotografo dello specchio e la mirrorless e dei poteri che si vedi oltre i muri perché ti accorgi delle cose che succedono alla camera a fianco. Tu puoi. Maledetta aerofagia notturna. Sei un vecchio abitante di queste grotte? Stiamo parlando. Mi sento sulle gambe. Una persona di 5.000 anni fa? Esatto, per la prima cosa che ho pensato. Sei un vecchio abitante di queste grotte? La prima cosa che mi è venuta in mente era un abitante di... Ma io mi rivolgo a voi che state guardando questo video. Quanti di voi, passando davanti a una grotta per la prima volta, la prima cosa che gli è venuta in mente è: qua dentro sicuramente ci abitava un uomo di 5.000 anni fa. Ma che stai dicendo? Cioè, ti può venire in mente qualsiasi cosa. Mi faccio un selfie stile 800, va? Di fronte a me. Che diavolo è? Io non vedo nulla. Dove? Strano. Sembra una mano. Ma più che altro sembra un qualcosa di in piedi, ma è molto lontano. Cioè nel bosco. Ma dove, santi Dio? Non c'è nulla. Cioè non c'è niente. Non li vuoi. Ma non li vuoi perché odi la gente? Odi le persone? Quindi ricapitoliamo. Calma e ricapitoliamo. In 9 minuti abbiamo un uomo nero che puzza, freddo, che vive di notte all'interno di una grotta che abbiamo trovato, quindi abbiamo sgamato anche l'abitazione, e addirittura un tentativo di lapidazione, presumibilmente da parte dello stesso uomo nero dall'alto di una montagna, contro dei passanti che non si sa chi sono, cioè lui non sa chi sono i passanti, semplicemente perché odia le persone. Ok, va bene fino adesso, ma questo è solo un prequel. Noi sappiamo che voi potete dare di più. Confidiamo in voi. Conosciamo le vostre potenzialità, vai giù. Andiamo avanti. Come ti chiami? Ha detto un nome, raga. Gasparre. Abemus papamo, vai giù, abbiamo un nome, Gasparre. Ora, non mi chiedete dove è uscito il nome Gasparre. Gasparre, si chiama Gasparre l'uomo nero. Io l'ho sempre chiamato Tonino, mi sono sempre sbagliato. Gasparre. Ora, avvisate i vostri genitori, le mamme di voi. Mamma, non dire più uomo nero, io ti mando Gasparre, se fai il cattivo, vabbè? Del sud. Sì, un nome siculo, se non sbaglio. Gasparre è un nome del sud. Io sono del sud. Io non ho mai sentito in vita mia a Napoli qualcuno chiamare Gasparre, vieni un po' qua. Gaspa, fermati, non fare danni. Gasparre. Oh, magari mi sbaglio, Chiedo a voi, amici siculi, amici calabresi, amici pugliesi,
della Basilicata, no, quelli non esistono. Amici, altri amici campani. Avete mai sentito Gasparre? No, Gasparre. Come nome del sud. Questo è scandaloso, cioè, un uomo del sud qua. Un uomo del sud al nord. Adio, ma per caso ti sei perso gli ultimi 150 anni di storia dell'Unità d'Italia? Ma io ti sei perso la grande rapina, il grande furto ai danni del sud, spogliato di ogni ricchezza, bene e depredato di ogni progresso tecnologico per sanare i debiti di Casa Savoia di Torino? Ma ti sei perso per caso il grandissimo flusso di emigrazione dei nostri avi del sud al nord a causa della chiusura forzata e volontaria di tutte le grandi aziende del sud per favorire l'industrializzazione dell'asse Genova-Torino? Giusto per citarne una, Pietrarsa, non ti dice niente? Sì, Pietrarsa, il più grande opificio del sud, chiuso, e gli operai letteralmente fucilati nel piazzale durante quello che si ricorda come il primo sciopero postunitario, in pubblica piazza, per favorire poi l'apertura dell'Ansaldo e della Fiat a Torino. Scandaloso. Scandaloso che un uomo del sud possa essere andato al nord, a meno che l'entità di cui parla il nostro gruppo non sia un'entità appartenente a un'epoca più antica, antecedente il 1800. Ma spero di no, spero vivamente di no, aiuto. In che anno hai vissuto? 20. Ti prego, non dirmi che vogliono farci credere che stanno parlando con un'entità del 20 dopo Cristo. Ti prego, questo no, questo non so se lo reggerei, ti prego. Mi dici da che città arrivi? Pompei. Pompei. Oh mio Dio, lo sentivo. Pompei. No, 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 io sapevo Pompei, no, Pompei, no. Ti prego, no, 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 non lo fare, non lo fare, non lo fare, Pompei, no, non lo fare, non lo fare. Non dirmi che è Pompei quella Pompei, ti prego. Cioè, voglio, noi davvero siamo qui a guardare un video nel quale sei ragazzi di notte in un bosco infestato stanno parlando ad un oggetto di rilevazione posto su di un falò spento, credendo di parlare al fantasma di un pompeiano degli anni 20 di nome Gasparre, nero, freddo, che puzza, abitante di una grotta, che odia le persone, persone alle quali lancia le pietre per allontanarle. Io non so se siamo messi peggio noi a questo punto. No, raga, ha detto 20. 20 era in piena guerra, eh. No, no, me ne vado. No, questa no, ti prego. Prima guerra mondiale, vaiù. Luglio 1914, novembre 1918. Nel 1920 la guerra era finita da 2 anni. Non era né piena guerra né prima della guerra. Era finita da 2 anni. C'è una ragazza con te? Sono qui. Eccoci qua, inizia la trama amorosa. Perché giustamente in un copione è scritto c'è, cioè, la presentazione del personaggio, la caratterizzazione del personaggio, il movente che spinge quel personaggio a infestare quei luoghi e il filone amoroso, la ragazza. C'è una tresca, c'è una cosa amorosa. Vuoi vedere che adesso questi si trasformeranno in qualche animale, li troveranno a copulare all'interno della grotta? Ma giù, il mistero si infittisce, andiamo avanti. E la ragazza che fine ha fatto? Boh. Ma come la ragazza che fine ha fatto? Boh. 5 secondi fa avete interpretato quei rumori simili a peti emessi da quello strumento lì che avete, che, di scansione di frequenze di radio, come sì, la ragazza è con me. Dopo 5 secondi, che fine ha fatto la ragazza? Boh. Io ti devo d'accordo con sto fantasma. O non funziona bene il dialogo che avete scritto, oppure il fantasma qua sta un attimo sbarellando. Giulia, è la donna di cui ti sei innamorato? Ha parlato una donna? Lui ha detto forza, guarda. Cioè, stanno parlando. E noi, sempre quelli di prima, siamo qui a guardare il video dove ci sta sto pompeano. Non mi chiedete di che anno, perché non so, capite se è 1920, del 20 dopo Cristo, se è del 1800, 700, 620, non si sa. Il nome è Gasparre, diventato uomo nero, rifugiato, emigrato dal sud, no, da Pompei, non si sa di quale anno, arrivato su al nord, rifugiato in una grotta, puzza, è freddo, eccetera, eccetera, lancia le pietre alle persone, e adesso ha ritrovato, dopo secoli o millenni, non sappiamo di che anno so, la sua amata Giulia, di punto in bianco, Giulia, Gasparre, Giulia ci sta pure come coerenza di no, e li hanno messi in contatto attraverso una radiolina, dopo millenni, davanti a un falò di notte in un bosco, casualmente in una sera qualunque di qualunque anno. Mi dispiace, ma è l'unica soluzione. Io sto male. Cosa? Ho capito bene. Io sto male. Se lo dici tu. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio per vedere come continua e termina la nostra soppopera improvvisata. Se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale, condividilo con i tuoi amici e con più persone, poi nei boschi, a casa, sulla spiaggia d'estate, l'uomo nero, a Befana, a Papà Nolari, chiunque. E noi, come sempre, ci vediamo, uomo nero permettendo, al prossimo video. Ciao a tutti!